di nuovo insieme, grazie per essere ancora con me. Vi ricordo ancora una volta la nostra mail, voi continuate a scrivere ad angoli@espansionetv.it. Ecco subito la seconda ospite, con la quale davvero abbiamo tantissime cose da raccontare. Io saluto e ringrazio Lara Lago. Ciao Lara. Buongiorno, ciao Dolores, grazie dell'invito. Grazie a te, perché ci tenevo moltissimo, io ti ho un po' inseguita e finalmente sono riuscita a portarti qui ad Angoli. Allora Lara, con te ovviamente, che sei giornalista, attivista Body Positivity, voglio proprio affrontare un argomento che credo abbia davvero bisogno di essere ribadito più e più e più volte. Io credo sia davvero molto importante farlo. Tu, come ho detto, sei un attivista della Body Positivity. Perché hai deciso e quando hai deciso di metterti, insomma, a capofitto in questa mission, in un certo senso? Mi sono decisa quando mi sono resa conto che anche il mio corpo valeva, come tutti i corpi di tutte le persone, che siano magri, grassi, bianchi, neri, di qualsiasi provenienza, abili, disabili. Finalmente ad un certo punto, tra l'altro vivevo all'estero, vivevo ad Amsterdam, mi sono resa conto che una società più inclusiva è possibile e che tutti i miei anni di bullismo, che ho vissuto anche durante le scuole medie e comunque negli anni dell'adolescenza, sono praticamente inutili. Da un lato li ringrazio perché mi hanno portato ad essere la donna che sono oggi, dall'altro spero che ragazze non li debbano più vivere nel futuro, semplicemente, cioè non è la forma del nostro corpo che ci qualifica. Certo, c'è un'immagine dalla quale voglio partire con te e conoscerti meglio, ma soprattutto far arrivare a casa dei concetti ben precisi. Quindi così ho imparato a piacermi. Così come, Lara? Accettandomi, semplicemente, sapendo che io posso sia dimagrire che ingrassare, accettando che questo è il mio corpo oggi e che io devo non tanto, cioè amarmi sicuramente, tanti slogan ci dicono amati per quella che sei, eccetera, però comunque accettare che c'è tanto altro, no? Che i commenti delle altre persone, la grassofobia della società, che sappiamo quanto si parla di diete, quanto si parla di corpo, quanto ci siano anche proprio delle industrie che un pochino si posano sulle nostre insicurezze anche di donne. Non parlo solo di peso, parlo anche, che ne so, di corpo in generale, la cellulite, le rughe, i capelli, certo, bianchi, qualsiasi cosa, no? Tutto quello che può essere nella nostra insicurezza, c'è sempre qualcuno, una pubblicità che ti dice: ma tu puoi essere più bella, puoi migliorare il tuo aspetto. Va bene, possiamo migliorare il nostro aspetto, ma il nostro valore non è direttamente connesso alla forma del nostro corpo. Quindi io ho imparato a piacermi valorizzandomi e soprattutto diventando la persona interiormente che volevo essere, più che esteriormente. Lara, tra le tante cose interessanti che tu scrivi e posti anche sui tuoi profili social, ce n'è una, come ho detto, tra le tante, che mi ha incuriosito, mi ha mosso a considerazioni. Tu ti rifai appunto a queste magliette corte ai tempi delle Spice Girls, dove comunque la moda era quella di proporsi magari con la pancia fuori in un certo modo, e tu hai fatto tutta una serie di considerazioni su quel target. Perché poi alla fine tu sei giornalista, sei la prima a sapere bene che alcuni messaggi, insomma, arrivano un po' forzati, ma alla fine chi se ne importa di essere così a tutti i costi? Quindi torniamo a quell'esperienza e a quel momento, raccontaci un po'. Praticamente ognuno di noi può vestirsi e comunicare il messaggio che vuole attraverso il proprio corpo. Non è che perché io indosso in questo momento una taglia 52 non posso mettermi quelli che si chiamano i crop top, no? Le magliette che, certo, vanno molto corte, di moda, eccetera. Ti dico, io ho sempre avuto un rapporto molto strano, ti direi forse problematico anche con la mia pancia, perché comunque mentre hai delle curve, no, riconosciute come sexy, un seno molto prosperoso, un fondoschiena prosperoso, la pancia per una donna è ancora un tabù, specie se magari non hai avuto gravidanze, o comunque anche dopo la gravidanza devi essere perfettamente subito in linea e subito in forma. La cosa che ho scoperto è che la mia pancia la posso valorizzare, persino la mia pancia posso valorizzare. Quindi mi sono fatta il piercing all'ombelico, per dirti, no, che può essere una stupidaggine, però per me, che non riuscivo a accettarla, anche avere un mini gioiellino che brilla mi aiuta a guardarmi più volentieri allo specchio e a dire: è la mia pancia, è il posto dove c'è tutto quanto l'apparato riproduttivo, dove digerisco, le devo voler bene, no? E quindi anche a valorizzarla. E quindi perché no? Anche indossare una maglietta con la pancia scoperta. Quindi di bene tu te ne vuoi tantissimo e ti aspetti che anche gli altri in qualche maniera te le vogliano, o alla fine che mi vogliano bene quelli che lo meritano e che io voglio che mi amino. Che dici?
Guarda, io ti devo dire che è stato contagioso. Quando io ho cominciato ad accettare il mio corpo, di conseguenza gli altri mi hanno anche aiutato in questo percorso. Cioè, soprattutto le mie amiche, da quando io ho cominciato ad amare di più il mio corpo, ho visto che questa cosa è stata un po' virale. Anche se virale adesso è il è periodo un po' strano. Brutto per dirlo, però è bello vedere che è contagioso, che l'amore per la propria immagine, a qualsiasi essa sia, appunto, è contagiosa. Quindi anche magari amiche molto più magre che non si accettavano, eccetera, ti prendono un po' come esempio e vedi che è una cosa un pochino più contagiosa. È una cosa che mi rende molto orgogliosa, ti devo dire anche. Ci credo, è straordinaria assolutamente. Ma a proposito di immagine, c'è un'altra immagine che voglio commentare con te. Prima hai detto, se non ho capito male, che sei stata per un certo periodo ad Amsterdam e credo che questa foto in qualche maniera racconti un momento proprio là. Lo condividi anche con noi, Lara? È stato un momento molto particolare, molto anche emotivo per me, perché questa foto è una foto a cui sono estremamente legata. Per me sancisce proprio l'inizio di questo mio percorso di accettazione, di amore e anche di messaggio. Eravamo appunto in piazza ad Amsterdam, era il 2 di dicembre, c'erano meno 2 gradi e per questa iniziativa, che era un flash mob, si chiamava Body Love, come c'è scritto appunto proprio nelle nostre pance, anche qui il tema della pancia ritorna, siamo andati nella piazza principale di Amsterdam, ci siamo spogliate dei nostri stereotipi, no? Anche come magari donne di diverse forme, siamo rimaste in mutande reggiseno e ci siamo abbiamo fronteggiato il nostro incubo più grande, quindi quello di avere il nostro corpo così magari importante sotto gli occhi di tutti. Là lo era veramente sotto gli occhi di tutti. Ti dico solo che siamo arrivati in tuta, io ho abbassato lo sguardo per togliere i pantaloni, non c'era nessuno intorno a noi, lo rialzo e c'è proprio il classico cerchio di persone intorno che ti fissa, no? Quindi qual è l'incubo peggiore per una ragazza in sovrappeso? Di essere fissata, di essere al centro dell'attenzione col proprio corpo imperfetto. E invece quello è stato un momento di fortissima liberazione e anche molto potente. Mi ha proprio fatto capire che si può, semplicemente. Lara, parli di corpo imperfetto, ma in realtà, ribadisco la tua professione da giornalista, quindi grande comunicatrice e grande attenzione anche un po' forzata su quello che il mondo in qualche modo ci vuole imporre. Ma chi stabilisce che il corpo sia perfetto o imperfetto? Assolutamente nessuno, però quando io posto le mie foto, perché tante volte, cioè, io sono una sfida, una provocazione solo per mettere magari una mia foto in costume, solo perché come osi tu, donna in sovrappeso, obesa, no? come mi chiamano, metterti magari con un bikini, metterti magari con un bikini anche succinto, voglio dire, no? È una cosa che a me piace fare. Perché appunto voglio sdoganare questa immagine che ogni forma di donna ha valore e ha diritti pari uguali a tutte le altre, e i commenti sotto ti devo dire che mi sottolineano sempre la stessa cosa: ma la salute, ma l'obesità, eccetera. Quindi comunque non ci saranno magari dei corpi giusti e cioè perfetti o non perfetti, però insomma esiste sicuramente un immaginario che ci dice che magro è in salute, grasso è malattia, e anche questo è uno stereotipo che va combattuto. Certo, un altro momento che tu hai commentato e anche vissuto sui tuoi social è stato il Festival di Sanremo, laddove tu sottolinei che la copertina di una grande testata appunto porta in evidenza l'immagine di una delle protagoniste femminili della gara canora, riconoscendo in lei anche una aspettativa di maggiore affermazione proprio anche in quella kermesse per una sua rinnovata immagine. Che ne dici? Dico che se lei avesse voluto scegliere di dimagrire autonomamente perché a lei faceva piacere, va benissimo, e chi siamo noi per commentarlo. Però perché un dimagrimento deve essere per forza acclamato come un grandissimo successo personale della vita di una donna e sbattuto in copertina? E soprattutto, che effetto fa quella copertina ad una ragazzina che magari è nata più con qualche chilo in più rispetto alle sue amiche da piccola, come è il mio caso per esempio, no? Perché io divento accettata dalla società solo nel momento in cui dimagrisco? Questo è un po' il messaggio che secondo me è rischioso far passare. Poi ovviamente fare ognuno del nostro corpo quello che vogliamo è la cosa più bella che possiamo fare, quindi inclusa magari un processo di dimagrimento. Nessuno critica la dieta, critichiamo il farne comunque un manifesto di valore, come se o magra o niente. Un altro momento che ormai insomma è davvero prossimo, e anche su questo scrivi, è la fatidica prova costume e anche la prova peli, perché poi di logica conseguenza in quell'ottica là tutte quante
stiamo. Al di là del fatto che poi continua a ripetere, ma chi ha stabilito che è così piuttosto che in un'altra maniera, ma poi chi se ne importa? Che cosa vuoi dire? Perché davvero abbiamo l'ultimo minuto e siccome siamo prossime a questa cosa, sentiamo un po' il tuo punto di vista. Ti do due spunti molto volanti. Il primo è, se noi pensiamo alle pubblicità di depilazione femminile, ci sono rasoi che passano su gambe di donne già perfettamente depilate, cioè non possiamo manco vederle nella pubblicità i peli di una donna, è proprio un tabù. Non ci gigante, sono né questo. Prima né dopo, non ci sono mai. Non esistono, noi nasciamo glabre, non possiamo avere dei peli. Questo è distante, no, dalla body positivity, distante da come sono i nostri corpi reali poi nella realtà. Primo spunto. Secondo spunto è come ti prepari alla prova costume. Mi tolgo i jeans, mi metto il costume, vado in spiaggia. Così mi preparo alla prova costume, nel senso, perché dobbiamo essere bombardati da febbraio a giugno con è tempo di rimettersi in forma, fai la dieta, vai in palestra, mangiare bene e andare in palestra sarebbe una cosa che dovremmo fare sempre per la salute del nostro corpo, ma non certo perché abbiamo paura di mostrarci esattamente come siamo. E io con questo saluto e ringrazio la straordinaria Lara Lago, la ringrazio per essere stata mia ospite, spero di averti ancora prestissimo, un abbraccio enorme, grazie Lara, ciao, grazie, a presto. Dolores, a presto, ciao. Ciao, grazie, e grazie anche a voi per essere stati con me, c'è tra poco l'informazione, io come sempre, se vorrete, tornerò domani.